cos'è l'innovazione sociale? L'innovazione sociale è essenzialmente dei processi di innovazione finora principalmente di natura simbolica, estetica o cognitiva, che si svolgono al di là del controllo delle innovazioni, essenzialmente, no? L'innovazione non come un processo che succede dentro l'università o dentro la grossa società, ma un'innovazione che succede in dei network più diffusi, meno soggetto al controllo istituzionale, cioè si svolge un po' nella società stessa, per così dire. La diffusione delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione hanno ampiamente aumentato la potenza, la portata di questi processi e la capacità di organizzare dei processi sempre più complessi. Però comunque sta diventando, diciamo, una componente essenziale dell'economia, anche dell'economia capitalista stessa. Noi ovviamente poi, per non parlare ovviamente di tutti questi network di innovazione sociale che si svolgono, diciamo così, al di fuori delle istituzioni dell'economia corporate o più o meno in contrapposizione ad essa, e si intravedono nelle forme di auto-organizzazione economica ad un livello locale e comunitario che potrà funzionare con delle nuove relazioni, nuovi legami all'economia capitalista stessa. Comunque ha detto identificarsi con un certo stile di vita nella quale la creatività, l'autoespressione, la produzione così autonoma è un valore che viene messa prima dei valori di successo materiale. In Europa stiamo dando vita a questo progetto, come mai la diffusione della precarietà nelle industrie creative, in particolare a Milano, il posto in cui ci trovavamo, era così diffusa. Uno schema riassuntivo diciamo della high fashion è un po' questo qua che ho disegnato e che mostra come da una parte abbiamo appunto il brand che sta al vertice e che risucchia la ricchezza dalla fase di produzione, di creazione e di vendita, e anche sfruttando chi ci lavora in tutte queste fasi. Poi c'è la fast fashion, in cui al centro abbiamo la copia, la logistica e il prezzo. C'era una nuova scena che stava entrando molto prepotentemente in vista, no? Il craftivism, in cui il brand che viene giocato, il valore che viene portato avanti è quello del do it yourself. Piccoli produttori si concentrano intorno a delle piattaforme online, conoscere altri che fanno la stessa cosa attraverso i social network o le community. Questo è appunto negli ultimi 10 anni una cosa che sta andando molto forte. E il ritorno al lavoro manuale è per un riconoscimento dell'essere creativo. EduFashion appunto è un progetto europeo che noi abbiamo definito una piattaforma collaborativa per la creazione di moda etica, nuovi orientamenti estetici e formazione continua, che da una parte cerchi di costruire un brand collettivo che riesce a emanare dei valori, dell'immaginario, dei desideri che appartengono alla community stessa e utilizzare la community per migliorare proprio le relazioni che esistono tra i membri della community stessa. Se vediamo il fashion designer come quello che lavora in modo altamente immateriale e l'artigiano come colui che lavora in modo altamente materiale, il network artisan è tutto quello che sta in mezzo, che sa fare diverse percentuali, un po' dell'uno e un po' dell'altro, ma che utilizza lo strumento della rete come qualcosa che lo potenzia. EduFashion si pone al centro di una triangolazione tra produttori, consumatori e studenti, tra local hub e istituzioni sociali, istituzioni educative. Ci troviamo in una situazione dove una miriade di soggetti diversi, che provengono da settori istituzionali e non istituzionali diversi, stanno iniziando a immettere informazioni, beni simbolici ma anche beni materiali, in questo grande pool comune dove le cose vengono ibridate e rimescolate. Le distinzioni tradizionali ci sono tra sottoculture, mercato, impresa, istituzioni e non istituzioni,
si stanno blerrando completamente, cosa sicuramente do it yourself c'è sempre stato. Questo tipo di approccio si è trasferito anche nel mondo, cioè si sta progressivamente, perché si parla di fenomeni che sono veramente recenti, quindi appunto si parla di tendenze, è difficile tracciare, però appunto si sta trasferendo anche nel mondo della produzione materiale, in vista di una tendenza sempre maggiore a fare le cose insieme e quindi a produrre, cioè a produrre insieme, ma quindi a mettere insieme processi di produzione, quindi disegnare processi di produzione che coinvolgono gruppi o crowd, quindi folle di persone. Altra cosa fondamentale sono le contaminazioni tra saperi e discipline diverse. Questo secondo me è uno degli aspetti più interessanti, perché per questo nuovo tipo di necessità la formazione disciplinare tradizionale inizia a essere più abbastanza. Bisogna switchare in continuazione tra una set di know-how, di saperi e discipline e l'altra. Quindi gruppi di prodotti e o servizi tendono ad aggregarsi attorno a nocciole di tecnologie e poi si integrano tra loro, perché oltre alla tecnologia si innova anche il sapere, e innovando il sapere si innovano anche i processi sociali che ci stanno intorno. Un cambiamento che sta diventando fondamentale dalla prospettiva della creatività individuale intesa come fuoco sacro che brucia l'artista e che secondo i romantici, nella concezione romantica poi è rimasta per tutto il Novecento, e ci la portiamo dietro ancora oggi, appunto come qualcosa di speciale, di mistico e sacrale, verso invece un discorso di innovazione che è sociale, che è condivisa, perché la creatività individuale intesa in senso stretto esiste molto poco, quello invece esiste è l'innovazione collettiva. Quello che vi presento qua rapidamente è un po' la prima realizzazione, ancora in fase prototipale, di un progetto che si basa su dei principi assolutamente simili a quelli che vicini a quelli di cui abbiamo parlato finora. Appunto, in questo passaggio dai manufacturers, intesi come i produttori tradizionali, ai makers, intesi come una nuvola di piccoli produttori, ci sono tantissimi fenomeni intrecciati. E qui c'è una forza sociale, una tecnologica, una economica che si stanno intrecciando, nuove dinamiche economiche che passano sostanzialmente dalla relazione seriale semplice del produttore-consumatore a una relazione reticolare più complessa in cui tutti noi siamo produttori, venditori, consumatori e poi ricominciamo. Da una self-service economy, il fatto di poter fare da soli e potersi sviluppare da soli, a una peer-to-peer economy. Viene fuori la prospettiva di un passaggio successivo a quello del web 2.0, quando si è stabilizzato il fenomeno delle user generated content, e per poter così passare a quelli che, così, per coniare una definizione prima, delle user generated goods, cioè i beni generati dagli utenti. È un servizio che permette di fare tre cose: publish, share and sell. L'idea è quella di, appunto, uno che fa una borsa, chiaramente ci si registra al servizio e si crea la prima scheda del proprio prodotto. In questo caso per ora è attiva solo la funzionalità di embed. Compare, vedete che c'è già la scritta add to cart, l'idea di lavorare sulla capacità di sviluppare appunto gli strumenti, le possibilità che uno ha a disposizione. Se non prendiamo in considerazione anche dinamiche complesse, quindi sistemi complessi, non riusciremo a capire fino a fondo come mai i sistemi aperti si comportano. E quindi questo, se volete, poi è una metodologia che può essere figlia come community centered design piuttosto che invece solo user centered design. Per meta design si intende, diciamo, il design, la progettazione non di un risultato finale, ma degli strumenti, dei processi e delle conoscenze necessarie per poter sviluppare per questi progetti. E innanzitutto, cosa possiamo dire che sia open design? A livello molto semplice, è un progetto pubblicato online o su una rete in formato digitale con una licenza che ne permette la condivisione e la compilazione o, diciamo, la costruzione a livello locale. È, secondo me, legare non solo l'economia peer-to-peer intesa come interazioni dirette fra utenti senza intermediazioni, diciamo le attenzioni semplici peer-to-peer, ma essendo questa una questione di economia, studiare bene la questione delle risorse, perché secondo me è molto fondamentale capire, proprio per rendere sostenibili queste nuove forme economiche, che, come dice la definizione di sostenibilità, siano sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.